aspetto. Mi piace sentita un po' d'affetto. Assolutamente. La nostra destra. Un playground unico, bellissimo, che dà l'idea di una città che costruisce dei luoghi di incontro, di sport, di salute, di socialità e che sa anche risanare e riqualificare delle ferite, perché qui effettivamente è difficile parlare di ferite se uno si gira e guarda il Colosseo, ma veniamo da una zona che è stata a lungo molto degradata e che noi così contribuiamo a riqualificare in un progetto anche più largo che riguarda tutto Colleoppio, che riguarda l'area dei fori. Qui a Colleoppio si può generare un modello da replicare in tutta Roma di playground, di skate park. Naturalmente ha un'atmosfera unica, perché guardate, noi in questi 5 mesi abbiamo contato i giorni e chi segue, mi riferisco ai giornalisti da tempo, alla cronaca di Roma, sa che immaginare di muovere un cespuglio in questa parte è innanzitutto da temerari. Non sempre riusciamo a essere, lo dico da cittadino romano che si prende le tue responsabilità, un punto di riferimento al di là degli aspetti amministrativi, no? Questo invece è uno degli esempi ai quali lavoriamo tutti insieme, questo è un altro dato non scontato, di collaborazione che si può moltiplicare all'infinito. Un momento che arriva anche nel periodo giusto, perché siamo mai vicini alle festività, quindi simbolicamente credo che aumenti l'enfasi. Siamo in un playground con vista Colosseo, siamo al centro del mondo. Sport e Salute e il Comune vogliono realizzare un playground che sia al servizio della collettività, dei turisti, dei cittadini, che sia gratuito, che sia accessibile a tutti, perché Sport e Salute promuove lo sport di tutti e per tutti, e questa è anche un'eredità, una legacy, un lascito che deriva dai mondiali di skate che sono stati disputati qui a giugno, e questo è anche un po' l'idea dei grandi eventi di Sport e Salute, grandi eventi sportivi ma che determinano sviluppo economico, impatto economico per la città, crescita del territorio, ma soprattutto che favoriscono la pratica sportiva. Questo è il nostro obiettivo, e quindi quest'area che aveva dei problemi diventa uno strumento di rigenerazione urbana, ma lancia anche un messaggio culturale parlando il linguaggio dei giovani attraverso lo skate, che è una disciplina su cui Sport e Salute ha molto investito in questi anni insieme alla Federazione Italiana Sport Rotellistici, e Roma diventa un modello anche culturale che unisce il green, l'area monumentale, la storia del mondo, ma anche i giovani e il linguaggio dei giovani. Quindi da oggi mettiamo a disposizione quest'area per gli skaters, per tutti i cittadini, per i bambini, ma quest'area crescerà nei prossimi 2 mesi anche con un campo di pallavolo e anche un campo di minicalcio. Quindi sarà un'area che Sport e Salute gestirà nell'ottica, ripeto, di promuovere sì grandi eventi sportivi, ma che abbiano una ricaduta sulla città e soprattutto sulle persone, perché Sport e Salute è al servizio dello sport, ma vuole fare crescere lo sport per tutte le persone. Allora,